Buongiorno cari amici e soci IOP, è con grande senso di responsabilità e forte emozione che mi preparo a guidare questa nostra accademia per il biennio 2023-2024. Affiancato da un caro amico e validissimo odontotecnico Walter Bolognesi come dirigente e da un consiglio direttivo compattissimo, ricco di energie e iniziative. La nostra Accademia, con i suoi 44 anni di storia, è e rimarrà unica nel mondo dell'odontoiatria protesica italiana. Ha superato indenne alcune vicissitudini interne, oltre alla pandemia, la crisi economica, la guerra, eccetera. Quindi si accinge a proseguire sempre più forte e preparata per le nuove sfide odontoiatriche protesiche. Preparatissima nel mondo digitale, che sempre più velocemente vede avanzare questa nostra nuova tecnologia, ma grazie al bagaglio che da sempre, unica nella cultura analogica IOP ha, gli consente di saper sfruttare al meglio tutto il mondo digitale. Un ringraziamento sentito lo rivolgo a tutti i giovani odontoiatri che sempre più numerosi ci seguono, avendoli coinvolti in modo attivo anche all'interno dei nostri programmi. Ed è a proposito dei programmi protesici che con orgoglio dichiaro che sono già presenti per il 2023 su tutti i social. Anche quest'anno verrà coinvolta in tutte le regioni italiane con IOP Pianifica, in cui gruppi di partecipanti guidati da tutor, associativi naturalmente, si cimenteranno nella soluzione di casi complessi per essere guidati, avviandoli quindi a quella competenza protesica che solo l'IOP può dare. Tutto il 2023 e con orgoglio lo possiamo presentare con una facilità di consultazione grazie alla grafica e allo stile che la nuova società di comunicazione Ideandum ci ha proposto e quindi preparato. Infatti le notizie, i programmi, le consultazioni, tutto quello che necessita per essere informati si potranno avere semplicemente cliccando sugli argomenti interessati. Il corso di protesi appena concluso, con grande successo, segna un preciso percorso unico da seguire per gli odontoiatri giovani e meno giovani che vogliono apprendere e approfondire tutti gli argomenti di protesi, sia quella analogica che digitale, grazie ad un percorso non solo teorico, ma essenzialmente pratico che fa la differenza con chi vuole imitarci, generalmente con scarsi risultati. Un ringraziamento particolare va a chi ha lasciato la guida con successo nei due anni trascorsi pieni di impegni e difficoltà. In primis il presidente uscente Riccardo De Lupo, che non si è risparmiato mai neanche un minuto. Così altrettanto Paolo Smaniotto e Stefano Gracis, che grazie alla loro grande esperienza e senso di sacrificio hanno lasciato un percorso perfettamente tracciato. Concludo quindi con queste ultime frasi, un affettuoso saluto nella emozione, nell'orgoglio e nella responsabilità di essere il nuovo presidente IOP.